Siamo andati all'Unical per un importante evento. L'Università della Calabria infatti ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Don Giacomo Panizza. Chi è Don Giacomo Panizza? Don Giacomo Panizza è il fondatore della cooperativa Progetto Sud, una cooperativa che ha Lamezia Terme da 40 anni, si occupa diciamo di andare in aiuto ai più deboli, ai disabili, a coloro che praticamente si trovano in disagio. 40 anni di attività di questo tipo. Don Giacomo Panizza è anche il sacerdote che per primo ha avuto il coraggio di occupare gli immobili confiscati a una delle cosche più potenti e sanguinarie di Lamezia, quella dei Torcasio. Don Giacomo Panizza è un calabrese, ma non calabrese di nascita, è un lombardo, un bresciano che è venuto qui in Calabria a svolgere la sua attività, un'attività che si è immediatamente caratterizzata per la vicinanza ai più deboli. Don Giacomo Panizza è un prete atipico, meno noto magari di quelli che insomma conosciamo di più sui fronti dell'antimafia militante. Tanti hanno definito Don Giacomo, per appunto il coraggio che ha manifestato nella città di Lamezia, anche rispetto alle organizzazioni criminali, un prete anti-ndrangheta, ma Don Giacomo non ha mai gradito questo appellativo. All'università, all'Unical, hanno riconosciuto un impegno quarantennale. Don Giacomo lo potremmo definire un intellettuale, però un intellettuale pragmatico. Nel presentare la sua laurea, uno degli accademici ha detto che è un esempio perfetto di idealismo che si fonde col pragmatismo, perché Don Giacomo ha creato una entità che si occupa di assistenza, ma ha rivoluzionato il mondo dell'assistenza sociale, perché ha trasformato i disabili, coloro che stanno in carrozzella, come dice lui, in ulteriori assistenti sociali, in ulteriori produttori di bene. Insomma, stamattina la laurea a Don Giacomo all'Unical della Calabria è qualcosa che va al di là del cerimoniale, è l'indicazione da parte della stessa università di un percorso, di una strada, di un esempio che in questa regione si dovrebbe seguire, ed è un esempio rivolto soprattutto ai giovani, i giovani tanto cari a Don Giacomo. Noi abbiamo sentito parlare, Don Giacomo spesso si trova al centro dei media per quello che era avvenuto per esempio l'estate scorsa a Capizzaglie, quando una manifestazione di stampo razzista assaltò proprio una di questi immobili confiscati alle mafie, dove dentro c'erano i minori dei migranti, cioè quei migranti in minore età che non hanno nessuno e che hanno trovato nelle comunità di Don Giacomo una giusta e una umana accoglienza. Una frase bellissima di Don Giacomo è stata quella di dire: un prete deve stare vicino ad una croce, e Don Giacomo Panizza di croci in questa regione se ne è messa tanto sulle spalle. Lo ha fatto con il garbo, quasi la mitezza anglosassone dell'intellettuale nordico, ma con la forza e la determinazione con la quale spesso ha messo di fronte alle proprie responsabilità le istituzioni che Don Giacomo Panizza ancora sostiene in Calabria sono estremamente in ritardo rispetto alla rete sociale, alla rete di assistenza di cui hanno bisogno i più deboli. Noi siamo andati a seguirlo, è una lunga cerimonia, abbiamo diviso questo nostro reportage in due parti, la prima parte andrà stasera, perché oltre a un'intervista di Don Giacomo vi vogliamo proporre una cosa molto interessante, e cioè la sua lezione magistrale che ha tenuto appunto
a un'aula gremita anche l'aula Caldora dell'Unical, che è gremita anche di tanti di quei ragazzi che lavorano fianco a fianco a lui e tante di quelle persone che da Don Giacomo hanno ricevuto bene, che hanno avuto anche il dono di dare un senso alla propria vita. Una veramente giornata bella, intensa e ricca di emozioni. Buona visione. Che vi dico? Non mi vedo, allora non so come sto. Va bene? Allora? Sono particolarmente lieto stamani nel dare la stura a questo importante, solenne momento per un'università, oltre che per il candidato, legato al conferimento della laurea honoris causa a Don Giacomo Panizza. In questa mia, come dire, lietezza, si sovrappongono sia motivi personali. È quasi giusto un mese che sono direttore del Dipartimento, un mese molto intenso dove è capitato di tutto e di più, e quindi ci voleva, a chiusura di questo ciclo lunare, anche un momento importante come quello del conferimento della laurea honoris causa. Ma ovviamente ci sono anche ragioni istituzionali. Devo dire è un momento forse inconsueto, perché in realtà stiamo dando la laurea honoris causa. Don Panizza è un amico del nostro dipartimento e della nostra ex facoltà di scienze politiche. Dal 1999 ha tenuto con regolarità il corso di principi e fondamenti del servizio sociale e da 6 anni l'insegnamento di lavoro sociale. E quindi potrebbe apparire inusuale che un dipartimento promuova il conferimento all'onorificenza massima. Io però ho pensato di fare una lezione sull'importanza in Calabria di diventare autori di politiche sociali, perché il meccanismo, è vero che ci sono le mafie, è vero che ci sono tante cose, e purtroppo, però nei meccanismi del lavoro sociale c'è il meccanismo del clientelismo. Il primo gruppo che a me è capitato di mettere su, vi assicuro che è piombata lì la Regione Calabria a fare un'ispezione perché non chiedevamo contributi. E ho detto, se ci sono contributi, parliamone. Ecco, voi vedrete che il primo gruppo che ho messo su, ecco, io sono lì in mezzo lì, ero diventato prete e io avevo 28 anni, il più vecchio del gruppo, perciò immaginate oggi che con gente di 19, 20, 21, 22, 23 e poi un prete di 28, no? Che mettono su un gruppo e dicono, che facciamo qua in Calabria? Perché per loro che erano in carrozzina il futuro era l'istituto di Serraiello, era il manicomio di Reggio Calabria, era una cosa che c'era sempre con 1000 persone ricoverate su Catanzaro, era il manicomio di Girifalco. Non vogliamo la struttura, vogliamo una casa dove abitiamo insieme, dove la parola comunità non è, come si dice, è travisata come si usa oggi. Voi trovate un ricovero dove nessuno esce e lo chiamano comunità, dove c'è qualcuno che assiste qualcun altro e dicono che fanno comunità. No, tu fai l'assistente di qualcuno che assisti, che non è libero di dirti stasera ceniamo alle 7, e degli assistenti, e non per la libertà, per la crescita degli assistiti. Ecco, i concetti erano questi. Naturalmente voi capite che questi erano concetti perché qui abbiamo cominciato a mettere sul gruppo nel 1975, a quei tempi questa era l'aria che girava sui temi sociali. Sto parlando del lavoro sociale, sto parlando della psichiatria, sto parlando, cioè, di quelle
di quei mondi che stavano per venire sempre più accaparrati da chi mette su le strutture, le ditte per assistere la gente. Invece di costruire le sedie, i tavoli, fanno economia in questa maniera qui. Dopo non possiamo meravigliarci di mafia criminale o di più o meno mafiosa, poi vedremo se è vero, ma la modalità è quella lì. Ecco, a quei tempi io venivo dalle fabbriche, perché prima di andare in seminario ho fatto tanti anni di fabbrica, perciò venivo, che so, dai scioperi degli anni 70, cioè la mia scuola era stata la fabbrica. Ecco, perciò, ecco, questo aspetto mi è stato trasmesso, io l'ho colto, e allora la Calabria è andata avanti, e con questo gruppo in Calabria è andato avanti così. Vi dirò che, ecco, questi sono i giovani. Questo, un laboratorio scassato così oggi lo farebbe chiudere l'azienda sanitaria, perché dice, però negli anni 70, no, si lavorava consapevole per chi c'era. Io non potevo dire vi aiuto, io potevo dire vi aiuto perché sono imprestato per 5 anni, perciò voi dovete poi arrangiarvi. Ecco, questa molla ha fatto in modo che anch'io, che non avevo pensato che fare, ho detto vediamo che succederà, però è diventata pedagogica, è diventata di lavoro sociale, è diventata, perciò io, quando poi dalla fabbrica sono andato a studiare in seminario, il peccato originale che hanno insegnato a Brescia è che le cose che vivi o le cose che ti passano dentro, prendi appunti. Ecco, se a me prima il professor Piero Fantozzi diceva, ecco, le tante cose scritte della compagnia, ecco, sono, è la messa in italiano di appunti o la messa in italiano di chi mi ha registrato qua o là, e sono diventati libri, sono diventati articoli di riviste, eccetera, eccetera, eccetera. Vi anticipo già che un pezzo della cosa che dico oggi andrà sul prossimo numero di Parole Chiave, che è una rivista, e questa rivista che esce tra qualche settimana parla del Mezzogiorno. Perciò ci sono gli studi sul Mezzogiorno, però ci sono anche esperienze nel Mezzogiorno, un capitoletto, no? A fianco a Rocco Sciarrone, a Trisiglia, c'è anche, ecco, Progetto Sud, che alcune cose che oggi sono scritte lì vanno su quella rivista. Possono già persone in carrozzina, gente abbandonata, diventare protagonisti di politiche sociali in Calabria? Ecco, la scommessa questa è stata. Cioè, non c'era farsi assistere, c'era diventare capaci di volere le cose. Allora, e tutto è nato così. Anzitutto bisognava mangiare, perché noi abbiamo aggiustato una casa abbandonata del comune, e per aggiustarla ci siamo fatti fare un prestito dalla comunità di Capodarco nelle Marche, che ci ha prestato 54 milioni e mezzo di lire, mi raccomando, che li abbiamo restituiti tutti. Senza interessi. Nel sociale, ecco, queste cose si fanno. E allora, per vivere abbiamo dovuto anche lavorare. Questo caminetto di rame, voi direte, ecco, mi è servito anche per fare scuola a chi di loro non era andato a scuola. Il problema di matematica non era Pierino viene mandato dalla mamma a comprare 12 uova, quando ritorna inciampa 5 uova si rompono, quante uova porta a casa Pierino? Il problema di matematica era, abbiamo comprato con una lastra di rame di 1 metro per 2, l'abbiamo pagata 110.000 lire, abbiamo impiegato 2 mesi a costruirla, chi ci ha fatto il disegno gli abbiamo regalato, come avete visto prima, gli abbiamo regalato le cornici, lì una cornice piccola, ma no, anche cornici grandi ai pittori, ai disegnatori, non sapevamo disegnare, no? Ecco, a quanto lo vendiamo questo caminetto? Ecco, sostanzialmente gli argomenti andavano in questa direzione, perché con gente di 19, 20, 21 anni, a me che era capitato di leggere quella pedagogia che girava allora, accanto a quella classica, no? Però a Montessori, però anche Don Milani, però anche Paolo Freire, cioè quella pedagogia con gente che non ha mai imparato niente, o insegnare anche a chi non vuole imparare. Ecco, come la mettiamo? Ecco, cioè bisogna portarli a dire c'hai ragione.
perché le ragioni che gli spieghi non valgono, perché già gliel'ha detto la mamma, perché già non hanno capito tante cose. Perciò il punto è stato lì, per quello che vi ho messo quelle mani non precise, no? E però escono queste cose qua. Questo caminetto, differentemente da lavorare in serie, questo caminetto potevi venderlo a 500.000 lire o a 5 milioni. Ecco, il gioco era lì, il gioco sull'artistico artigianale. E quello che si è fatto tirare avanti fino al 1987, a fine 1987, no? Per tanti anni, per 11 o 12 anni, senza avere 5 lire dal pubblico. Addirittura la Regione Calabria, assessorato all'artigianato, che era venuto a portarci i nostri prodotti, non so se ci saranno ancora, perché queste sono altre cose di lavoro, no? Per portare i nostri prodotti a Firenze, alla mostra di Firenze, dopo 2 anni che ce li ha fatti portare, e noi li abbiamo portati per poter riuscire a vendere, è passato un tipo lì che mi dava la macchina dell'assessore all'artigianato di allora per dirmi che noi della comunità Progetto Sud dovevamo votare questo assessore perché si ricandidava e perché era stato buono con noi. Io faccio il prete, non dico le parolacce, però quello l'ha interpretato come parolacce, è quello che gli ho detto, no? Perché ecco, questi meccanismi, ecco, abbiamo cercato di evitarli. Dopo, le cose che avete visto sono i lavori che si fanno ancora, si fanno, non sto andando indietro. Ecco, un altro di parcheggio, lavoro in campagna, i nostri giovani. Voi capite che ho imparato al volo ad aiutare una persona che magari non ci riesce a fare il nodo della cravatta e nemmeno delle scarpe, a farglielo io, ma se però poi c'è da fare fisioterapia a qualcuno, bisogna anche chiamare chi è titolato a farla. Non posso farla io, farlo qualcun altro. Perciò all'interno nostro, io vi dirò questo, che è una cosa bella ma anche non bella della cosa. Cioè, chi all'inizio si è messo nel gruppo ad aiutare, erano convinti che bastava aiutare. Ho dovuto, si può dire così, faccio una circolocuzione, ho dovuto pestare i piedi per dire andate a studiare, prendetevi le lauree, perché guardate, per diventare fisioterapista, assistente sociale, infermiere, cioè, non c'era in Calabria, dovevano andare fuori, a Roma, a Bologna, magari a Messina qualcuno. Qui in Calabria non c'era che si poteva studiare per i lavori che servivano per il lavoro sociale. E che facciamo allora? Ricoveriamo tutti negli istituti dove vengono ricoverati e basta, o bisogna diventare servizi dove chi viene impara a dirci ciao, a salutarci, grazie che mi hai aiutato, se vuoi stai nel giro, ma bisogna portarlo a se vuole sta. Ecco, questo io su questo ho avuto anche dei diverbi col giro delle comunità che sono in Italia, perché sostenevano la comunità e per costruire appartenenza. Io, in uno dei miei libri, invece, ho fatto un libro intitolato Fare comunità dall'emarginazione, che tu fai comunità per dare libertà. Poi se vuoi stare insieme, poi se vuoi. Certo, voi capite che se vuoi, per chi va in chiesa sa che è un pezzo di un Vangelo, no, se vuoi. Se no, va bene così. Non è che vai all'inferno, va bene lo stesso così. Se vuoi. Perciò il fatto che poi la comunità pian piano, oltre che avere qualcuno che aiuta, perché a fare il nodo della cravatta siamo capaci un po' tutti, ma se c'è da intervenire col lavoro sociale, no? Poi ci si sposa, poi naturalmente ecco, qualcuno ha accennato e ogni tanto ci arrivano pallottole e bombocche, allora ad esempio dove abito io c'è per forza. Ci hanno costretto a mettere 7, dice ne sono 4, ma 7 cose che filmano tutto. Ecco, qui altre cose che facciamo. Ah, poi c'è di mezzo anche, vedete lì una zona dell'Africa. Mentre queste due foto sotto sono migranti qua da noi, poi ci sono cose che anche il gruppo di gruppi che è la comunità Progetto Sud sta facendo altrove. Perciò io man mano, dopo aver iniziato a tirare,
si può dire, oh, ma questa gente di Calabria cresce in fretta, si sono dati da fare e vi dirò che tranne per la messa, no? Per tutte le altre cose fanno meno di me, no? Ecco, qui è uno dell'Africa che insegna una cosa a tutti quanti noi in una delle nostre strutture. Qui è una comunità, là invece è la comunità Fandango, dove abbiamo i tossicodipendenti. Ecco, non so se come si vede, però tutte quelle uova lì che vedete sono tutte le cose nate, sono tutte associazioni, cooperative, eccetera, eccetera, tutte nate dalla prima casa e sono nate non da me, alcune sono nate da me, alcune poi sono nate da quelli che hanno imparato a far nascere. Ci sono delle sigle lì che non sono una cosa, ad esempio c'è la Fish Calabria, che sono gruppi che sono sparsi per tutta la Calabria, più di 40, ma sono tutti gruppi che si autogestiscono, mamme, papà, con gente in carrozzina e così via, genitori, ecco, tutti quanti fanno politica sociale, vuol dire che chiedono all'azienda di fare quello che deve fare, al comune di fare quello che deve fare, eccetera, eccetera, eccetera. Sono cose di questo tipo. Qui vi ho messo questo che si vede un po' meglio perché oltre alle cose sulla Calabria ce ne sono altre internazionali, ce ne sono altre nazionali e ce ne sono altre a livello regionale. Dopo invece tutte quelle tutte quelle altre invece sono le cose nate lì. Perciò il punto qual è stato? Io ho provato in quello che vorrei dirvi tre cose magari in fretta passando quelle foto, magari certe volte si capiscono più del parlato. Cioè, di che cosa mi rendevo conto andando, ma anche in chiesa, per la chiesa vi dirò questo ve lo ripeto perché è scritto, stampato e ancora nessuno ha detto di sbagli. Cioè, io sono arrivato alla Venezia Terme e hanno cominciato a venire a chiedere il pizzo. Io lo raccontavo negli incontri di chiesa e mi dicevano, no, tu vieni da fuori, non hai capito bene. Mi hanno detto che la mafia alla Venezia Terme esisteva nel 2001. Io avevo cominciato nel 1976. 25 anni prima. Sto tentando di dire, il problema è di rendere visibili i temi e i problemi. Perché ci sono. Non so se è stato perché tenendo la Lombardia in un modo e la Calabria in un altro, dicevo, ah, ma questo non c'è, ma questo non c'è. Oppure, ma la mafia c'è, mentre là non sapevano ancora nemmeno cos'era adesso a Milano, a Brescia, si sa, cos'è la mafia anche la 'Ndrangheta. Però ecco, a chi è emarginato, a chi è povero, ma anche alla società nel suo genere, nel suo insieme, o a chi amministra la cosa pubblica, o a chi legifera. Ecco, dire, guardate che la povertà c'è, e chiamare per nome la povertà. Perciò la prima cosa che ho messo su, l'intuizione è stata quella di fare poche righe e poi queste poche righe dibatterle. Naturalmente sono passato anche da qui. Qui ho chiesto qualcosa a Piero Fantozzi, queste righe, che mi dici? Mi ha suggerito delle cose. A quei tempi c'era qui anche Gabriel Maria Sala, per altri aspetti della pedagogia speciale, qualcosa, che mi ha suggerito qualcosa anche lui. Giù al sud della Calabria, dell'Alto Minoterra, cioè, e chi lavora nel sociale non può non chiedere aiuto a chi studia. Non può non chiedere aiuto a chi, no? Mastica i libri. E è uscito questo manifesto, no? Contro la cultura dell'emarginazione, che comincia così. Cioè le parole, cioè abbiamo scritto insieme, no? Come pensiamo di essere, come ci vedono gli altri, dopo è diventato un libretto. Io prego sulle prime parole per dirvi l'importanza del far capire a chi vive l'emarginazione e anche ai familiari che magari dicono poverino lui, no? Ma se tu dici poverino, lui ti tira dentro anche te nell'essere poverini come famiglia. O se la società dice poverino quello là, vuol dire che non ha capito che può invece vivere insieme e anche ascoltare qualcosa, magari dalle sue sofferenze. A me queste cose vengono facili perché facendo il prete so che non puoi non fare il prete
non può fare il prete lontano dalle croci, no? Non può, dove sei? Se c'è la croce tu devi stare lì. Ecco, allora a me queste cose vengono più facili da ragionare, però in genere non ho altri argomenti, no? Perché tu devi stare dove c'è una difficoltà, dove c'è, ripeto, c'ho questo vantaggio di sapere questo, per il fatto che vado a prete. Allora, lì era uscita questa frase, tutti gli emarginati imparano, vuol dire noi impariamo, cioè quelli che scrivevano, giorno dopo giorno dalla nostra società, che vuol dire anche dai miei familiari, dalla mia mamma, no? A pensare di essere diversi e inferiori al resto dell'umanità. Noi siamo diversi e inferiori. Questi in carrozzina mi dicevano, io sono già pensionato. I genitori mi dicevano, non è che poi se poi lavorano perdono la pensione. A quei tempi, nel 1976, la pensione di chi era in carrozzina era 23.500 lire al mese. Ha paura di perdere 23.500 lire al mese in confronto di una possibile busta paga. Ecco, queste cose qui. Perciò noi siamo gli altri, persone che abbiamo subito la ghettizzazione, l'abbandono, la derisione, per il solo fatto di essere handicappati, sottodipendenti, strani. A questo punto il nostro cammino, manifestiamo il nostro no, eccetera, eccetera, e poi c'è scritto insieme, no? Certo, 15 giorni, il mattino in tuffi al mare, il pomeriggio. Ecco. Dopo è accaduta una cosa strana, la chiesa di Calabria mi hanno detto se facevo una ricerca sulle cose di Calabria, sugli istituti della chiesa. E io l'ho fatta. E ho scritto questo, questo è un ciclo stilato, le prime 120 coppie ciclo stilate. Dopo che sono uscite, ciclo stilate, i vescovi mi hanno chiamato e quasi mi fucilano. Però c'è stato un paio che mi hanno difeso, che mi hanno detto, Giacomo, sta zitto che ci pensiamo noi. Però questo libro non è più non è uscito. Questo libro raccontava di Serraiello, questo libro raccontava degli istituti per i minori, per le minori, perché questo libro diceva, proponeva, diceva così, cioè io lo scrivo un po' raccontando, cioè ho visto bambine, sto parlando di Cosenza e di Tropea, negli istituti delle scuole, no? Alzarsi alle 5:30 del mattino per andare a messa con le suore e per poi arrivare alle 8 a scuola e rendere poco. Nel libro proponevo che se proprio dovevano andare a messa che le mandassero alla sera, ma non il mattino. Ecco, questo libro non è mai uscito. Per dire, ecco, la difficoltà di parlare a chi devi parlare. Non puoi non parlare, se devi dire cose. Ecco, e succedevano, sono successe cose così. Con la Regione Calabria aveva una rivista, gli ho detto, ma non parlate mai della povertà in Calabria. E lì il direttore mi ha detto, prova tu. Vabbè, proprio io, con questi in carrozzina, immaginate, non c'era il computer come adesso, andare a recuperare gli ultimi stampati dell'Istat, tirar fuori la Calabria, tirar fuori certe voci della Calabria e avere, no? 12 o 15 pagine su questa rivista. Era la prima volta che avevamo intitolata la mappa regionale dell'emarginazione.